Eccomi qui, indovina un po' da dove? Ebbene sì, anche questa volta sono in aeroporto. E ti voglio parlare di una cosa molto bella che mi è accaduta. Ne avrò parlato già tante volte di qualcosa di simile, ma questa è un'ennesima conferma. Perché le cose di cui ti parlo le vivo direttamente, le vivo nella mia vita. E quindi è anche una condivisione di tutto quello che ti dico a livello proprio di sperimentazione, di esperienze che faccio in modo diretto. Di che cosa ti voglio parlare? Allora, mi trovo qui a Roma, sono venuta a seguire un corso e non sapevo se venire perché comunque sono appena tornata dalla Russia. Se hai seguito i miei post precedenti hai visto che sono praticamente tornata a Malaga e ripartita immediatamente. E quindi non sapevo se partire o no. Ho chiesto alle mie guide e le mie guide si sono fatte vedere con la valigia in mano e quindi il segnale diceva chiaramente che sarei dovuta ripartire. Ebbene, ovviamente l'ho fatto e ti posso dire che finora ho avuto una quantità di doni che dovrei prendermi almeno una mezz'ora per poterteli narrare tutti. Intanto ho fatto assieme a mia sorella una bellissima sorpresa a mia mamma, perché il 31, giorno in cui sono arrivata in Italia, era il suo compleanno e non ci aspettava. Infatti tutte e due, per sviare tutte le sue, come posso dire, i suoi sospetti, perché lei è molto molto sensitiva, abbiamo fatto delle telefonate fuorvianti facendo credere di essere in piena attività nei nostri rispettivi luoghi di residenza. Ebbene, quando siamo arrivate, abbiamo aperto la porta di casa di mia mamma è quasi svenuta ed è stata una bellissima sorpresa per lei, le ha fatto veramente molto molto piacere, è stata veramente un bel regalo. E questo è solo una delle cose magiche che è successa in questo viaggio. Ho avuto ispirazione di tutta una serie di cose da portare avanti, sui gruppi da aprire per te per poterti seguire meglio, sul libro che sto scrivendo e su futuri libri. Mi sono arrivati veramente, saranno una decina, se inizierai a leggere non finirai più. Ci sono una decina di libri pronti ad essere scritti. Inoltre sono successi incontri magici, persone che non vedevo da tanto tempo, persone nuove che mi hanno portato informazioni, messaggi, doni, regali. Oh, guarda, sono stati dei giorni veramente stupendi. Questo per dirti cosa? Che quando la vita ti porta a fare qualcosa di irrazionale, insensato, apparentemente senza alcun senso a livello di logica, ebbene, la vita ha sempre, 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 sempre ragione. Quindi, che tu riceva messaggi dalle tue guide, che tu riceva segnali dalla vita che ti spingono a fare qualcosa, ascoltali e apriti veramente alla magia della vita, perché la magia è lì, pronta ad essere colta. Sei tu che è bene che apri occhi, orecchie, tutti i tuoi sensi per poterla cogliere. E con questo video spero che tu possa farti ispirare nei prossimi giorni per portare più magia nella tua vita.